fatto bene a Empoli, può starci come altri giocatori, valuterò l'allenamento per vedere se impiegherò altri giocatori nel ruolo di prima punta. Primo tempo dell'Empoli e il secondo mi sono piaciuti per la compattezza di squadra. Ancora di più bisogna farla col Cosenza perché è una squadra che gioca molto bene in velocità, con ripartenze fulminee, quindi bisogna stare molto attenti a non concedergli campo. Nardi ha fatto una buona partita, è entrato bene, ha fatto sì che il lavoro di questi mesi gli sia attecchito e quindi potrebbe essere un giocatore che può darci una mano. Kisulfi è poco in campo perché è stato fermo 2 mesi e mezzo, ha riniziato ad allenarsi con la squadra da 10 giorni, non ha ancora la condizione, però è 2 volte che viene in panchina, potrebbe essere riproposto strada facendo. Posizione della classifica nostra è deficitaria, è una partita importante, ma non è uno snodo, ci sono ancora tante partite, il campionato di Serie B è lungo, quindi c'è ancora tanto margine per recuperare, però è una partita molto ma molto importante. Squadra molto aggressiva, fisica, che fa sì che ogni volta che sbagli un pallone loro ti riattaccano a profondità, già giocatori veloci, quindi bisogna stare attenti. E fa della compattezza la sua arma migliore, quindi bisogna apprenderla veramente con le molle questa qui. È chiaro che noi dobbiamo cercare di vincere. Nel calcio gli errori ci sono sempre, è chiaro che ho chiesto alla squadra di essere concentrata dal primo al 90° minuto finché l'arbitro non fischia e quindi ho chiesto un sacrificio in più, però la squadra su questo ha sempre risposto bene. A Empoli abbiamo fatto una piccola disattenzione, ci è costata cara, vediamo se nel proseguo del campionato siamo bravi anche a mettere a posto questo.